La vedete in quell'acqua? Si tratta del fiume Arno. Siamo a Firenze e poche ore fa stava per affogarci un ragazzo francese di 25 anni. Toufik, un ragazzo marocchino, clandestino, qui in Italia, passava per caso su un marciapiede come questo, l'ha visto e si è tuffato. E noi di Fanpage abbiamo deciso di intervistare in esclusiva il salvatore, Toufik. Ciao, piacere, Saverio. Ciao, Mohamed, traduttore. Toufik, siamo davanti a un ponte dove ieri è successo un fatto. Me lo racconti con l'aiuto della traduzione di Mohamed? Ieri passava per caso lì con la bicicletta, ha visto diverse gente che si affacciava lì sull'acqua. C'era un uomo e lui, distinto, si è levato i vestiti, poi si è tuffato. Lo teneva sull'acqua, cioè in testa in su, poi si è aggrappato al muro. Perciò si è salvato. Perciò sì. Si è salvato in realtà. Intanto complimenti. Grazie a tutti per fare tutti il piacere, perché grazie, il mondo. Grazie a te. Perché il mondo piccolo, non c'è niente dal mondo, solo piacere, fare piacere tante per Dio, fare tutto. Senti, chi era quest'uomo? Un ragazzo, chi era? Un ragazzo giovane, bello, 25 anni. Tu sai nuotare particolarmente? Come andato? Perché ti sei tuffato? Perché io musulmano Dio ha detto così, perché Dio ha detto fare bravo, fare salato, perché lasciato soldi, lasciato tutti, importante fare pregare, fare tutti, così la vita. Sì, nel senso dici di fare del bene, anche un musulmano può fare del bene, cioè un no come bene visto dalla gente. Se ti chiedo, qual è il tuo lavoro? Che fai tu di solito qui? Ho fatto niente, solo lavoro di telefono automatico. È normale così la vita. Tu come sei arrivato in Italia? Col barcone? Io ho passato prima in Turchia e dopo Grecia ho fatto un barco in Italia. Doro fare guardate morire, fare tutti. Senti, c'è un altro fatto poi, tu tecnicamente qui in Italia sei considerato clandestino, però ora hanno promesso i documenti. Sì, c'è stata questa promessa, ora detto così, polizia, carabinieri, detto così. Intanto lui dice io non pensavo che succedeva questa cosa qui, le è venuta distinto. Dice un piacere che ha fatto per gli altri. Certo. Non l'ha fatto piacere. Per quello, però se viene anche in quello meglio. Certo. Io sempre fare piacere, perché io così, famiglia così, tutti così. Grazie. Prego, grazie.